E così, come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, è arrivato l'esonero, o meglio, sembra proprio il licenziamento di Max Allegri. Massimiliano Allegri lascerà la Juventus con effetto immediato, a 2 giornate alla fine del campionato, e questa volta penso che lo farà in maniera definitiva dopo che se ne andò qualche anno fa, ma poi ritornò, insomma, anche se poi sappiamo che i cavalli di ritorno, come vogliamo chiamare, le minestre riscaldate, difficilmente funzionano e anche in questo caso non fa eccezione. Ma insomma, ora ne parliamo di questa notizia che ha squarciato la calma di questo pomeriggio, di questo periodo abbastanza tranquillo a livello di notizie calcistiche. Vi chiedo innanzitutto di lasciare un like per supportare questo canale e qualora non siate iscritti, un'iscrizione. Vi ringrazio, ringrazio chiunque di voi lo farà. E noi insomma, torniamo all'argomento del video che è per l'appunto l'esonero di Max Allegri, anche se per l'appunto parlare di esonero probabilmente sbagliato, non c'è ancora la certezza, ma anche a giudicare da quello che è il comunicato che ora vi leggerò dal sito ufficiale della Juventus, sembra che non si tratti propriamente di esonero, ma di licenziamento per giusta causa. Ora vediamo la differenza. Intanto il comunicato è dal sito ufficiale della Juventus, ufficiale: Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Lo leggo, è molto breve per chiunque di voi non l'abbia letto, non l'abbia sentito magari per radio, visto in un telegiornale sportivo. La Juventus comunica di aver sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della prima squadra. L'esonero fa seguito, attenzione, a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri. E va bene. Ma insomma, la parte importante del comunicato è quello dove loro parlano di esonero, effettivamente. Però dicono a seguito di taluni comportamenti tenuti nella finale di Coppa Italia. Ed è chiaro ciò a cui si riferiscono, e cioè a tutto lo show che Allegri ha fatto, diciamo, nella parte finale della sfida di Coppa Italia, peraltro vinta dalla Juventus. E voi direte, vabbè, ma alla fine che cosa cambia tra se viene esonerato effettivamente oppure se viene licenziato per giusta causa? Beh, c'è una differenza dal punto di vista delle casse societarie, perché qualora Massimiliano Allegri fosse stato semplicemente esonerato, quindi mandato via, gli rimane un anno di contratto e quell'anno di contratto dovrebbe essere corrisposto, quell'anno di stipendi dovrebbe essere corrisposto, diciamo, ad Allegri da parte della Juventus per circa 9 milioni, se non erro. 9 milioni di euro, che non sono bruscolini, ecco, soprattutto in un momento storico in cui la Juventus non naviga propriamente nell'oro. Qualora invece ci fosse licenziamento per giusta causa, Allegri non percepirebbe nemmeno un centesimo, non gli dovrebbe essere corrisposto nulla del suo anno di stipendio residuo. Ovviamente, però, per questo bisognerà passare molto probabilmente per il tribunale, quindi insomma, se sarà effettivamente licenziamento per giusta causa, sentiremo parlare di questa storia a lungo, perché poi sappiamo che quando le vicende si spostano in tribunale durano mesi se non anni. Comunque, insomma, io penso, anche se insomma, credo sia sotto gli occhi di tutti, che la Juventus abbia preso la palla al balzo dopo quello che Allegri ha fatto. Credo a questo punto che i rapporti fossero già logori, decisamente logori tra le parti. Insomma, è evidente, evidente da quello che è successo nel finale della Coppa Italia, con Allegri, per esempio, che oltre vabbè, ad arrabbiarsi e fare il suo solito show, caccia via Giuntoli durante i festeggiamenti della Coppa Italia e dice: vai via, io voglio festeggiare con i calciatori, non voglio festeggiare con te. Evidentemente Allegri con Giuntoli non aveva grandi rapporti e probabilmente viene da pensare con buona parte della proprietà, della dirigenza juventina. E quindi, secondo me, a questo punto la decisione di esonerare Allegri era già stata presa da tempo. Si attendeva la fine della stagione perché rimaneva comunque l'obiettivo della Coppa Italia da provare a portare a casa, che poi in effetti la Juventus ha portato a casa. Ma in condizioni normali, secondo me, l'esonero di Allegri sarebbe arrivata al termine delle prossime 2 partite di campionato. È stato anticipato perché la Juventus ha visto, servito con un assist da Allegri, la possibilità, a mio avviso, di risparmiare l'anno di stipendio licenziandolo per giusta causa. Perché poi Allegri ha un po' esagerato. Io capisco sicuramente la frustrazione, il voler sfogare la rabbia perché alla fine poi il trofeo l'ha portato a casa nonostante le mille critiche, eccetera, eccetera. Ma questi show che fa lui a fine partita sono sempre troppo esagerati. Io lo ricordo spesso. Io ricordo, per esempio, la partita col Milan, che c'è stata non l'ultima finita 0-0, ma quella vinta 1-0 dalla Juventus all'andata, dove Allegri, nei minuti finali, dove la Juventus stava semplicemente tenendo palla
Il Milan non stava facendo più nulla anche perché era un uomo in meno. La Juventus teneva palle, attendeva praticamente il fischio finale dell'arbitro e Allegri lo vedevi che era lì a bordo campo a incazzarsi, a prendere la giacca, strapparla, buttarla per terra, urlare. Senza un motivo apparente, la sua squadra stava vincendo e stava controllando la partita. Stessa cosa che poi è finita in tante altre partite, anche nella gestione precedente, ricordo il Juve Carpi dove Allegri si arrabbiò e buttò la giacca per terra tanti anni fa. È la stessa cosa che poi è successa nel finale di Coppa Italia, perché la Juventus stava vincendo, stava comunque tenendo abbastanza bene, diciamo, l'Atalanta non è che stava creando, c'erano stati errori clamorosi della difesa juventina per i quali lui si possa essere arrabbiato così tanto. La sua squadra stava gestendo con 1-0 e mancava pochissimo alla fine, lui ha cominciato a arrabbiarsi, a urlare, a strapparsi la giacca, la camicia, la cravatta, a prendersela con l'arbitro, dire dove Rocchi, urlare contro tutti. Poi pare che se la sia presa un po' con tutti nel tunnel degli spogliatoi, con i giornalisti. Veramente un qualcosa di esagerato. Io capisco, va bene, la frustrazione, ripeto, eccetera, eccetera, ma stai pure vincendo, voglio dire, c'è bisogno di fare tutto sto show questo e poi dopo il discorso congiunto lì. Tutto ciò, a mio avviso, lo ha portato poi dalla parte del torto, nel senso che ha dato veramente l'assist alla società per provare a mandarlo via senza pagare lo stipendio. Poi magari alla fine non ci riuscirà perché le motivazioni non saranno sufficienti, in tribunale vincerà Allegri, la società gli dovrà comunque pagare tutto. Però ecco, ripeto, secondo me Allegri è stato poco furbo, perché comunque lui se ne usciva tra virgolette da vincente, nel senso che lui poteva dire comunque io la Coppa Italia ragazzi ve l'ho portata a casa, vi siete lamentati tanto, ma la Coppa Italia ve l'ho portata a casa. Quindi veniva esonerato a fine stagione, ma lui il suo possiamo dire che l'aveva fatto, la squadra comunque l'ha portata in Champions, seppur con qualche difficoltà nel girone di ritorno. La Coppa Italia l'ha vinta col suo non gioco, giocando malissimo, il pullman davanti alla porta, tutto quello che vogliamo. Però i risultati li aveva portati. E se stiamo a guardare il motto che tanti juventini vanno a perpetrare in giro, cioè vincere non è importante, l'unica cosa che conta, da questo punto di vista allora aveva ragione Allegri. Non è importante come giochi, è importante che vinci, no? Se questo è il motto della maggior parte dei juventini, allora Allegri era l'allenatore perfetto. Di fatto lui, ok, ha vinto la Coppa Italia, non ha vinto il campionato di niente, però ha vinto, seppur giocando male, ha vinto, il trofeo l'ha portato a casa. E Allegri che effettivamente ha avuto un rapporto complicato con la Juve, perché ce lo ricordiamo, è arrivata la Juve tanti anni fa ed è arrivato, diciamo, nel malumore dei tifosi che avevano visto andare via Conte e non volevano Allegri che l'avevano visto come una scelta di ripiego. Poi Allegri che in realtà aveva convinto tutti vincendo 5 campionati di fila e raggiungendo addirittura 2 finali di Champions, poi perse. Ma nel corso del tempo tanti tifosi juventini si lamentavano del non gioco di quella Juve, che era la più forte del campionato e secondo tanti poteva giocare meglio di come la faceva giocare Max Allegri. E quindi alla fine è stato mandato via dopo 5 anni di successi anche per questo, perché c'era il sentore che questa Juve potesse giocare meglio. Poi di fatto tanto meglio con Sarri e Pirlo non ha giocato. E i tifosi della Juventus, ovviamente non tutti, sto parlando della maggior parte, della voce che sentiva di più, i tifosi della Juventus dicevano: riprendiamoci Max Allegri perché lui non giocava bene, ma comunque ci faceva vincere. Poi effettivamente Max Allegri è tornato, ma giocando di nuovo male non faceva più vincere la sua squadra, perché poi la Coppa Italia è l'unica cosa che Allegri ha vinto in 3 anni da quando è tornata la Juventus. E quindi ecco, questo rapporto di amore e odio, dove prima odio, poi amore, poi odio perché vinceva ma giocava male, poi di nuovo amore perché comunque però i trofei li portava e gli altri invece, Sarri, Pirlo, ne portavano meno, che poi parliamone, Sarri comunque il campionato l'ha vinto, Pirlo comunque la Coppa Italia, la Supercoppa l'aveva vinta, ma vabbè. Ma con Allegri si poteva tornare a dominare in campionato, poi ritorna Allegri e di nuovo Allegri out, odio verso Allegri perché gioca male e non portava neanche più risultati. Una relazione molto complicata e come ho detto all'inizio video, comunque questo dimostra che spesso i cavalli di ritorno non funzionano. Noi rimaniamo tanto legati, intendo noi tifosi, magari da quelli, dai calciatori o dagli allenatori che ci hanno fatto vivere delle emozioni importanti, dei bei momenti, pensiamo che riportandoli sulla panchina per quanto riguarda un allenatore o in campo per quanto riguarda un calciatore, poi tutto possa tornare magicamente come un tempo, ma non è così, questa è la dimostrazione. Io da milanista ho visto tanti giocatori ritornare al Milan e fare male, così come ho visto tanti allenatori tornare nelle squadre dopo un po' di anni e non fare comunque altrettanto bene come la prima volta, perché poi insomma il vincere nei grandi club è anche un po' la chimica che si va a creare, no? Tra giocatori, club, allenatori, che non è sempre facile da replicare, ecco. Non è matematico, Allegri ha vinto 5 scudetti di fila, allora lo richiamiamo alla Juventus e rivincerà 5 scudetti di fila. Detto ciò, fatto tutto questo papiro, questo mega discorso su Allegri, è giusta la scelta della Juventus? Secondo me sì,
Allegri comunque andava mandato via, al di là del fatto che ha vinto la Coppa Italia. Ma dall'altro lato, non pensiamo che la colpa dei risultati negativi della Juventus sia solo Massimiliano Allegri, perché poi la squadra per tanti versi è abbastanza mediocre, soprattutto il centrocampo della Juventus, a mio avviso, è un centrocampo mediocre. Quindi poi le colpe di questi insuccessi della Juventus, perché una sola Coppa Italia in 3 anni è di fatto un insuccesso grande per la Juventus, che è una squadra abituata, diciamo, una tifoseria abituata a vincere ogni anno praticamente. Ecco, secondo me il frutto di questi insuccessi non è soltanto Allegri che ci ha messo del suo, ma rimanendo legato a un tipo di gioco un po' arcaico che a mio avviso non funziona più bene come ai tempi, ma anche dovuto al fatto che la dirigenza non gli ha fornito proprio una squadra di primissimo livello, quantomeno per competere per la vittoria del campionato con un Inter nettamente più forte, e ci sono state tante problematiche a livello di problemi salariali, stipendi, molti problemi anche legati alla penalizzazione di punti per falsi in bilancio, tutto ciò che è accaduto extracampo. Quindi ecco, Allegri ha avuto la sua fetta di responsabilità, ma permettetemi di dire che per quanto sia comunque giusto il suo esonero, e ho paura magari che qualche allenatore al suo posto possa fare molto meglio, ci sono stati altri problemi. Il mercato, la proprietà, la dirigenza, ognuno ha commesso vari errori, quindi anche qua non è matematico che mandando via Allegri la Juve poi ritornerà a vincere. Ma insomma, questo lo scopriremo. Per ora la squadra verrà affidata a Montero per le due partite che rimangono da qui alla fine del campionato, che contano poco o nulla se non per decidere tra terzo e quarto posto. Ma la qualificazione Champions è già ampiamente archiviata. E poi vedremo. Vedremo chi sceglierà la Juventus l'anno prossimo per far sedere sulla panchina del club. Io intanto vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo esonero così improvviso. E vi invito ancora una volta a lasciare un like, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!